Oggi abbiamo siglato questa convenzione per l'avvio di un progetto di promozione della salute sul luogo di lavoro finalizzato alla lotta al tabagismo, per cui noi parteciperemo direttamente al percorso finalizzato allo svezzamento dal fumo di tabacco dei dipendenti in forza agli uffici di polizia nella provincia di Torino. Sarà destinato sia agli operatori di polizia sia ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno in servizio nella provincia di Torino. Questo è un protocollo d'intesa davvero unico dove ASL Città di Torino, Questura di Torino e Associazione Volto, che è un'associazione di volontariato, insieme affrontano il tema del tabagismo e quindi del contrasto al fumo di sigaretta all'interno di un ambiente di lavoro che è l'ambiente della Polizia di Stato qui a Torino. Una cosa quindi molto importante e anche nuova nel suo modo di realizzarsi. E noi come centro servizi siamo molto attenti. Negli anni abbiamo fatto tanti progetti, la settimana della bioetica piuttosto che gli ambasciatori della salute con l'associazione Bievole e con il professor Beatrice. Questo vuol dire che anche l'approccio che il volontariato ha messo in questi anni per la salute dei nostri ragazzi diventa una buona prassi che mettiamo a disposizione dell'ASL e della Questura. Per cui siamo contenti che il volontariato entri anche in questo mondo portando del bene e cercando di fare come sempre del bene. È un progetto ambizioso, però secondo me è meritorio perché il fumo di tabacco rappresenta la prima causa di morte evitabile in tutto il mondo occidentale. Proprio recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato in 7 milioni di morti all'anno le morti provocate dal fumo di tabacco, 900.000 riconducibili al fumo passivo. In Italia abbiamo 11 milioni e mezzo di fumatori, in tutta l'Europa occidentale e in quella centrale il fumo di tabacco è la principale causa di morte. Quindi più si riesce a incidere su questa abitudine, maggiori saranno i risultati, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista sociale, perché si riduce la morbilità legata alle malattie provocate da non solo la mortalità, ma anche la morbilità legata all'abitudine del tabagismo.